Se volete realizzare segnalibri ad acquerello come questi, divertenti e colorati e rilassanti con quattro tecniche diverse, allora restate qui e in questo video li realizzeremo insieme. Ciao, sono Ilaria e sono un'artista e una storica dell'arte e vi do il benvenuto sul mio canale. Ho suddiviso un foglio di carta per acquerello 100% cotone in tre sezioni uguali, fissando il tutto con dello scotch di carta a una tavoletta di compensato. Cominciamo con il segnalibro di sinistra. Dipingo direttamente sulla carta asciutta con alcuni colori nelle tonalità dei viola, cercando una certa varietà di colori, cioè non mettiamoli tutti scuri, altrimenti l'effetto non sarà così bello. Lavoro velocemente perché tutto deve restare ben bagnato per poter applicare il pluriball, come mi vedete fare ora. Lo appoggio e lo premo delicatamente e aspetto che tutto si asciughi per bene, ma più avanti nel video vedrete che ho fatto un po' dei piccoli disastri. Nel secondo segnalibro userò una moneta, un cotton fioc e anche la base di un pastello a cera. Bagno bene la sezione del segnalibro e applico dei colori a mio piacere, e questa parte è veramente molto rilassante. Poi prendo una moneta e la avvolgo in una carta assorbente e la uso per rimuovere il colore bagnato e creare così dei cerchi. La carta si impregna di colore, quindi ripeto l'operazione di riavvolgere la moneta più volte fino a raggiungere il risultato che desidero. Poi uso un cotton fioc e lo tengo in verticale, rimuovendo altre porzioni di colore che vengono assorbite dal cotton fioc, formando così dei cerchi più piccoli che daranno un ritmo a questo segnalibro. Siccome il mio segnalibro è ancora tutto ben bagnato, con il pennello e il colore dipingo intorno ad alcuni cerchi per farli risaltare di più e anche per correggere un po' le forme che non sono perfette con la carta assorbente. E nel passare al terzo segnalibro, dove uso il pastello a cera bianco, combino due disastri. Soffio sul foglio per rimuovere lo scarto del pastello a cera e, come vedete, faccio volare via il pluriball. Peccato che la carta fosse ancora bagnata e ho anche pensato bene di riposizionarla. Insomma, tra poco vedrete che cosa ho combinato. Comunque, con il pastello a cera bianco ho creato una scritta e delle foglie con l'intenzione di far scivolare il colore sul pastello a cera, ma vi consiglio di usare un pastello a cera morbido e non secco come questo, perché sulla carta ne è rimasto ben poco, quindi l'effetto finale non era esattamente quello che cercavo, ma pazienza, questo incidente di percorso mi ha dato idee nuove e anche se il risultato finale non era quello che cercavo, ho comunque imparato qualcosa. Nel frattempo, se state trovando questo video utile o interessante, lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi al canale, grazie! Nell'ultimo segnalibro uso una carta per acquerelli, che è la Monval, che però è di cellulosa, quindi assorbe molto meno rispetto alla carta precedente, ma per questo tipo di esercizio va bene comunque, e inizio a dipingere dei cerchi. Questo esercizio è molto utile per sperimentare con l'acquerello, provare i propri colori e sciogliere la mano dipingendo cerchi, che non è per nulla facile. Inoltre, una volta asciutti, ne sovrapporrò altri e vedremo le velature. È anche un modo per creare un pattern molto carino, cercando anche tanti abbinamenti di colore. In questi esercizi vale veramente la pena osare, perché l'intento è sperimentare e divertirsi e scoprire cose nuove. Una volta che il segnalibro del pastello a cera asciutto, ho deciso di usare il rosso per mettere in risalto le forme che si sono perse, perché il pastello troppo secco e la carta ruvida, troppo ruvida in confronto al pastello, e quindi non ho ottenuto, come dicevo prima, l'effetto che volevo. Quindi gioco un po' con il colore e le forme, indipendentemente dal risultato, e cerco di fare qualcosa di piacevole. Uso poi una penna Micron per ripassare parte del disegno, vi metto comunque tutti i materiali usati in questo video in descrizione e infine faccio anche degli schizzi di colore per rendere tutto più dinamico. E vabbè, chi se ne frega del risultato, mi sono divertita e ho imparato cose nuove. Voi cosa ne pensate? Voglio portare su questo canale anche i fallimenti, che abbiamo tutti e sono utili, anzi sono fondamentali per crescere come artisti. E poi è proprio quel momento in cui si torna un po' bambini, si sperimenta indipendentemente dal risultato. Siamo arrivati a questo punto e adesso rimuovo il pluriball ed ecco il risultato. Il pattern avrebbe dovuto essere molto più geometrico, ma il fatto di averlo spostato soffiandoci sopra
ha mosso la geometria delle bolle, però vi dirò che questo effetto non mi dispiace per nulla. Magari si potrebbe usare in un junk journal o per qualche effetto astratto. In generale, gli effetti che vi ho mostrato in questo video possono essere utili per arricchire i nostri dipinti, per creare degli sfondi più interessanti, ad esempio. Ho dipinto di nuovo intorno ai tondi del segnalibro fatto con la moneta, girando intorno a tutte le geometrie già create e facendo così emergere ancora di più queste forme. Ho usato tra l'altro questo colore marrone perla rossastro della Schmincke, che adoro, credo però sia un'edizione limitata, poi verifico, al limite ve lo metto sotto in descrizione. Poi lo lascio asciugare e passo al segnalibro con i tondi colorati e ne creo di nuovi sovrapposti in parte a quelli già dipinti. È interessante notare come si creino delle velature, cioè uno strato di colore molto diluito su uno strato di colore asciutto, che è una delle basi dell'acquerello. Se dipingo il tondo con lo stesso colore avremo un colore più intenso, altrimenti se uso un colore differente il risultato sarà la somma dei due colori precedenti, per esempio blu più giallo uguale verde. Vi invito a fare questo esercizio perché è uno studio delle velature e del colore e il risultato per di più è anche molto allegro. Continuo poi a lavorare sul segnalibro della moneta e una volta asciutto stendo uno strato di colore uniforme sul segnalibro. Poi ripeto l'operazione con la moneta che, dove l'appoggio, porterà via solo lo strato di colore che ho steso. Ed è molto interessante notare le geometrie delicate che si generano con quest'ultima operazione. Infine rimuovo lo scotch di carta e sono felice che i bordi sono rimasti perfetti, perché a volte il colore penetra sotto lo scotch da qualche parte e si creano delle sbavature, in questo caso no. E con una forbice li ritaglio lasciando ai segnalibri solo un piccolo margine. Ed ecco il risultato finale. In generale sono abbastanza soddisfatta, ma il mio segnalibro preferito è sicuramente quello con i cerchi colorati sovrapposti, seguito da quello realizzato con la moneta e il cotton fioc. Ma fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito. Se vi sono stata utile, se vi ho fatto scoprire cose nuove, iscrivetevi al canale per scoprire altre informazioni e segreti come questo ogni settimana. Intanto vi lascio subito altri due video da guardare a tema segnalibri. In descrizione troverete anche il link al mio corso di acquarello base, dove vi guido con 14 lezioni all'interno di questa meravigliosa tecnica. Vi invito a dare un'occhiata. Se non mi lasciate un like siete cattivi, ma vabbè, vi voglio bene lo stesso e io vi aspetto nel prossimo video. Ciao!